patate, proprio perché senti il crostino di patate. È il colore giusto, la cottura giusta. Senti la pizza come esce dal forno. Qui abbiamo Roma. Roma sulla pizza. Un pochino stagionato. Della schiena di maiale affumicata. Vedi. Sì, va bene? Vedi come vila così adesso. Vai. Facciamo le palline per domani mattina. Questo impasto l'ho fatto 2 giorni fa, quindi ha 48 ore di maturazione in frigorifero e poi le bocce queste qua riposano altre 12 ore. Quindi fa 48 più 12 uguale 60 ore. Dicono lunghe maturazioni sinonimo di qualità, no, non è vero. Secondo me il segreto per un'ottima riuscita dell'impasto e della pizza è saper prendere e capire davvero quando è il momento giusto di cucinare l'impasto. Capito? Non è tanto, dici, faccio una lievitazione di 72 ore e la pizza viene bella, croccante. No, non è vero, perché per arrivare a quelle ore devi utilizzare determinati tipi di cereali, determinati tipi di farina. Ok? Il segreto è veramente essere un tutt'uno con la pasta, cioè capire veramente quando siamo pronti per cucinare l'impasto. Yeah. Ok? Secondo le fasi della stagione, la farina ti cambia. D'estate fa caldo, quindi è una farina molto, in gergo si dice, più attiva, ok? Quindi ha una fermentazione molto più accelerata, quindi hai delle temperature ambienti diverse, sono una serie di cose. Quindi il fatto sta è capire un attimo con che impasto lavori e farlo rendere al meglio. Mozzarella sotto, patate, mozzarella sopra, ok? Così è lo strato sopra della mozzarella, è il crostino, quindi la parte croccante, la crosta, che si deve sentire, è proprio una particolarità, no? Della pizza in tegliera romana, la parte sotto che ti dà umidità, quindi le due consistenze, la sofficità e il crostino sopra. E adesso diamo il forno, dai! Mettiamo dentro. 15 minuti, pizza in teglia, tanta forza sotto, un cielo leggero perché non dobbiamo, diciamo, far uscire la pizza bella scura e
Dopo 15 minuti il risultato è pronto. Speriamo alla grande, dai. Una pizza rossa. Allora, vai. Pizza rossa, stendiamo. Pizza in teglia, no? Un pasto ad alta idratazione. Qui siamo con 85% d'acqua. Quindi solamente su un chilo di farina ci sono 850 grammi di acqua. Però per far sì, no, di mettere tutta questa acqua dentro l'impasto, per avere queste strutture, per avere questa texture, i tempi di cottura si allungano. La cottura è un altro passaggio fondamentale della riuscita del prodotto, perché se non rispettiamo tutti i processi produttivi e tutti i processi di realizzazione, anche solo un passaggio che non si rispetta, il risultato finale è compromesso. Non vuol dire mettere tanta acqua, allungare le maturazioni, è sinonimo di qualità e di bontà. Bisogna rispettare la materia prima, saperla gestire. È come un pilota di Formula 1 che ha la sua macchina prestante, però se non riesce a sfruttarla al meglio non arriva mai prima. Sì, il pasto è il mio impasto da pizza in teglia, diciamo un blend che ho messo a punto io. Dentro c'è una farina di grano tenero, semi integrale, una tipo 2. Poi c'è una farina di farro integrale 100% e una piccola percentuale di grano duro antico, di Molini del Ponte. Ho messo questi tre cereali differenti tra loro perché ogni cereale ha la sua caratteristica a seconda del risultato che voglio ottenere. Ok, qui abbiamo, come dicevamo prima, stiamo facendo la pizza rossa. Pizza rossa, questo è un pomodoro biologico, viene da Cecina, è un'azienda agricola piccolina. Si trova in Toscana, fa un lavoro certosino, ormai sono da quando ho aperto, quindi sono 8 anni che collaboro con loro. Anche questa, come la pizza con le patate, ha una cottura molto lunga, ma differente della pizza con le patate, perché abbiamo molta più umidità rispetto a là e quindi la dobbiamo cuocere e asciugare al punto giusto. Ok. Via. Andiamo in forno. Bocca più alta del forno, in modo che non abbiamo una cottura molto aggressiva, ma una cottura lunga, un po' più dolce, perché dobbiamo cuocere il pomodoro. C'è tanta materia umida sopra, quindi dobbiamo cuocere, non dobbiamo sbrigarci a cuocerla, ma la dobbiamo lasciare cuocere, è importantissimo. Sì, per stendere, sì, noi per stendere, vabbè, utilizziamo semola di grano duro, perché ha proprio una granulometria, si dice in termine tecnico, ha proprio una... al tatto proprio si percepisce un tatto diverso, è più granulosa, è più sabbiosa. Usando impasti tanti idratati con la farina chiara, bianca, diciamo, rischieremo di che la pasta rimanga attaccata al banco, e per lo più la semola di grano duro ti dà quella nota croccante sotto, ma oltre a quello, diciamo, non brucia all'interno del forno. Non brucia, mentre la farina bianca, noi lavoriamo a alte temperature, siamo a 280-290 gradi, e mentre la farina bianca a alte temperature, se non viene gestita in maniera corretta, brucia, quindi ti lascia sotto la pizza quel morso amaro, tra l'altro oltre a non essere buono fa anche bene. La semola di grano duro ti dà quella nota croccante sotto, non brucia, non fa fumo, non fa odori. Questa è la pizza con le patate, come diciamo prima, no? Il crostino con le patate, proprio perché senti il crostino di patate. Sotto anche, vedi come ti dicevo prima, quella nota dorata, questa è proprio è il colore giusto, la cottura giusta, non è troppo scura, non è troppo chiara, sopra è dorata, basta, adesso la mettiamo sulla griglia e la serviamo sul banco, ok? Crostino di patate, queste sono patate rosse di Avezzano, noi le cuociamo in bassa temperatura per tutta la notte, proprio per rompere gli amidi della patata, quindi è un morso diverso. Ci siamo? Vale. Crostino di patate, vai! Sapore, nonostante tanto pomodoro, c'è tanto peso sopra, la pizza si apre. La rossa, vedi, è uscita dal forno, senti la pizza come esce dal forno? Ok. Bufala stracciata a mano, che qui siamo in Campania, una bufala consapevole, nel senso che diciamo le bufale sono alimentate secondo il mio punto di vista in maniera corretta per me,
E dato che siamo fuori stagione, quindi i pomodori freschi non si possono, a mio avviso, preferisco non servirli. Secondo me non vanno bene perché è giusto, non sono di stagione, è come se ti mangi il cocomero a dicembre. Ci può pure sta, ma non ha senso. E li faccio con figa, una preparazione a bassa temperatura, li caramellizzo, li aromatizzo e li metto sott'olio. Olio di oliva, l'olio è di Irene Guidobaldi, l'olio Flaminio, siamo a Trevi, in Umbria. E il pomodoro all'inizio ha questa nota molto dolce, che è dovuta proprio alla caramellizzazione che andiamo a fare con lo zucchero in forno. È molto gustoso. Mezzo posto? Scusami. Qui abbiamo Roma. Roma sulla pizza. La pizza ripiena con la mortadella. Olio perché sgrassa, la baciata proprio perché ha una base sotto e una base sopra che si toccano, fai così e si baciano. Ciao bam. Bufala stracciata a mano, pomodorini confit, farcita con la mortadella, grazie. Questo è il supplì, no? A Roma si dice il supplì al telefono, perché questa particolarità qua, la mozzarella deve filare, vedi? Vedi come fila così adesso. Vai. Qui abbiamo Rigano Fresco, azienda agricola di Spinose, salsiccia artigianale, azienda agricola Punicaro, datterino, crostino di patate e mozzarella, bufala straccia a mano e pomodorini confit, farcita mortadella, questa mortadella è Bologna del presidio Slow Food, proprio la ricetta secondo il presidio, la particolarità che è avvolta da un budello naturale. Da un budello naturale e non da un budello sintetico. Quindi noi serviamo la mortadella con il budello. La rossa, qui abbiamo un uovo strapazzato, un taleggio, uno spinacio biodinamico. Questa è una schiena di maiale artigianale, broccolo romanesco e ricotta di Rieti, cicorie e pomodorini confit. Sotto abbiamo una caciotta stagionata, questa qui, una caciotta stagionata dell'azienda agricola Radichino, dei fratelli Pira, siamo a Montalto di Castro. Qui abbiamo una ribs di suino nero, una cicoria e una barbecue fatta in casa. Questa è farcita con un salame di baza artigianale, una maionese che facciamo noi aromatizzata al lime e dei carciofini sotto, prima alla brace e poi sott'olio. Lì abbiamo un crostino di broccolo romanesco, una ricotta infornata che facciamo noi grattugiata. Questa è la pizza bianca. Bella, vedi? Bella, alta, aperta. No, no, guarda, vuoi mezzo? Ce l'ho mezzo. Mezzo? Ma se no di là ce l'hanno. Sì, però pomeriggio pure qua il nostro, vero? Ciao. Sì, se arriva il nostro pomeriggio. Sì, come si fa? No, bruciacchiato. Sì, quello bruciacchiato vuoi? È più bruciato che Ok. Sì, Va bene? Sì, lo metto da parte io. Facciamo questo procedimento qui, abbiamo un altro fornetto che sta a 220 gradi fissi perché è proprio un fine cottura, cioè non andiamo a riscaldare un prodotto con una cottura ottimale, altrimenti andremo a asciugare, ma andiamo proprio a finire la cottura per dare proprio quella nota croccante. Alcuni salumi che non vanno serviti caldi li togliamo prima di metterli all'interno del forno, altrimenti andandoli a cuocere andrebbero a assumere delle consistenze, dei sapori e degli aromi che non dovrebbero assumere. Questo procedimento è molto importante, vedi? Perché la pizza ha quella tonalità croccante e friabile, quello che ci serve a noi. Togliamo tutte le erbe aromatiche prima di entrare in forno, altrimenti se metti un'erba aromatica nel forno si cuoce, non è più quegli aromi che dovrebbe avere. Dei quadratini così le assaggiamo tutti. Certo. Va bene? Andiamo un po' di vino. Voilà.
Hai visto che mi figlio mi fanno? Mannaggia, mi sono fatti i capelli. Sto scherzando.